Presso il Circolo Canottieri Napoli è stato presentato il nuovo libro dell'apprezzatissimo giornalista Gianfranco Coppola, dal titolo Capitani per sempre, ed in cui, con la collaborazione di grandi firme del giornalismo italiano, sono raccontati aneddoti e curiosità non solo dei capitani che hanno scritto la storia del calcio Napoli, ma anche di quelli che si sono contraddistinti nei grandi club del calcio italiano. Un libro, come ci spiega lo stesso Coppola, scritto con l'intento di far sì che nel calcio si recuperino vecchi valori. Il capitano nel calcio era il delegato sindacale della squadra, il simbolo per la tifoseria, l'addetto a parlare con l'arbitro, praticamente quello che da solo porta sulle spalle in una fascia la responsabilità di un'intesa di gruppo. Quindi non un'operazione nostalgia, ma un recuperare antichi valori. Un libro che vuole far capire al calcio di oggi, a mio parere, quanto è importante che il beniamino sia a contatto con la tifoseria. Sono sparite le amichevoli in provincia, sono sparite le sedute di allenamento a porte aperte, si fa tutto via social, ma quanto cuore manca a questo calcio. In questo senso Capitani per sempre vuol lanciare un segnale. A dimostrazione della stima di cui Gianfranco Coppola gode da sempre negli ambienti del giornalismo italiano e del calcio che conta, il Salone della Canottieri Napoli era strapieno all'inverosimile di giornalisti e di rappresentanti storici della società Calcio Napoli, tra cui il presidente Corrado Ferlaino, e di calciatori Ciro Ferrara e Beppe Bruscolotti, che ereditò la fascia di capitano dal grande Totò Noiuliano, la cui storia ha ispirato il premio Capitani per sempre, di cui ieri si è tenuta la prima edizione. Quando ho ereditato la fascia da un grande capitano, perché Antonio è stato un grandissimo capitano dentro e fuori, oltre di una umanità grandissima, in varie occasioni quando ho avuto qualche incidente di percorso e una malattia di epatite virale, è stato il primo a correre a casa mia, quindi abbiamo avuto sempre un certo rapporto. All'evento, tra gli altri, c'era anche il figlio di Giuliano, che tra gli applausi scroscianti dei presenti ha portato il saluto della famiglia. Quindi grazie a tutti, il mio intervento ovviamente è a nome di tutta la famiglia, che mia madre in particolare non si è sentita di partecipare, ma vi ringrazio tutti e soprattutto il ricordo di mio padre è per tutta la città di Napoli. Grazie a te. Abbiamo usato come amico Massimiliano, una delle mie vittime di arte.